Ringrazio e saluto Riccardo Ruggeri. Buonasera Riccardo. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, tu sei un analista politico ormai, no? A tutti gli effetti. No, sono un analista del CEO Capitalism. In primo luogo. Che ha delle influenze... Di cui la politica ha delle influenze. Esatto, che ha una sua declinazione anche politica, per così dire. Allora, abbiamo già visto, stiamo seguendo i risultati del voto, come sì. Te naturalmente. E, allora ti chiedo un commento di carattere generale, sistemico. Tu sei abituato a leggere ciò che accade in termini appunto di struttura, di sistema. No? Tu hai richiamato la tua analisi, certo, del capitalismo, il CEO capitalismo, cioè questa forma di capitalismo attuale, che è quella dei chief executive officer. Quella dove il, come dire, l'aspetto produttivo viene un po' in secondo piano, cioè al centro c'è il consumatore e non l'uomo. Esatto, allora in quest'ottica di sistema, appunto, queste elezioni cosa ti dicono, se ti dicono qualcosa? No, dunque, allora io farei una distinzione, perché una cosa sono le elezioni regionali, sì, che per certi versi sono routine, no? Sì. E hanno la caratteristica che dal punto di vista del CEO capitalismo sono abbastanza irrilevanti, perché i veri problemi sono a livello governativo, perché il CEO capitalismo interviene a livello governativo, anzi per certi versi neanche a livello governativo, addirittura a livello europeo, perché le grandi decisioni strategiche avvengono altrove e sì, non avvengono certamente nelle regioni, che come sappiamo hanno dei compiti, al di là della sanità, hanno dei compiti abbastanza marginali in termini strategici. E qui, se sei interessato, un commento sì, si può fare, ma è un commento, direi, di strategia comunicativa. Cioè, il centrodestra, in particolare in Toscana, ha scelto la strada di dire dai che ce la facciamo. No? Sì. Questo è il messaggio che aveva fatto passare. Dall'altra parte, non tanto i 5 Stelle, che non contano niente a livello regionale, quanto il PD, ha avuto invece, specie in Toscana, una strategia per certi versi remissiva a parole, dicendo abbiamo già perso, non detto così, il che, quando si fanno queste mosse, e normalmente non si è entrambi in buona fede, perché questa è tattica comunicazionale, sì, è stato il motivo per cui sono riusciti a portare anche noi vecchi al voto, no? Perché la tradizione toscana diceva che, malgrado tutte le enormi problemi e incompetenze del PD, non poteva andare al potere uno che non fosse dei nostri, no? In particolare questo era molto forte nelle città, sì, e specie Firenze. Ecco, quindi qui c'è stato indubbiamente chi ha vinto e chi ha perso. Parlo in termini comunicazionali, cioè io ho visto che il centrodestra in genere ha comunicato peggio del centro-sinistra, in particolare del PD. E questo credo che sia una cosa importante, perché una cosa è puntare ad arrivare a fare 4-2 o 5-1. Questo era il messaggio che avevano fatto passare i comunicatori del centro-destra. Diverso è fare 3-3, che è eccellente, un risultato eccellente, ma è sempre 3-3. E quindi, se guardiamo al di là di questo momento, che può essere di sintesi di un certo tipo, indubbiamente non c'è dubbio che il centrodestra si sia rafforzato, avendo aggiunto sì, una
una regione al suo carnet. Ecco, il secondo punto invece, che secondo me dal mio punto di vista era molto più importante, era il referendum. Sì, costituzionale. Perché il referendum era un qualche cosa che incide sul futuro, non era un qualcosa che incide sul momento, perché te puoi vincere la Toscana e poi fra 5 anni perderla. E poi sappiamo tutti i tuoi limiti. Il referendum invece è una cosa importante. Se avesse vinto il no, di modificare la Costituzione non se ne sarebbe mai più parlato. E quindi era un voto che andava nella direzione del referendum di Renzi del 2016. Sì. Curiosamente ho notato che le ZTL sono state tutte per il no, il che è una cosa che deve fare riflettere. Perché sono state tutte per il no? Io non c'ho la risposta, ma indubbiamente sappiamo che le ZTL sono sostanzialmente del PD e dei radical chic in genere. Ecco, l'altra cosa è che ho trovato molto così spiacevole questa ipocrisia, in particolare della Lega e del PD, che hanno votato in modo diverso a seconda delle varie votazioni. No, la Lega ha votato sempre in modo coerente, 4 su 4, però dichiarando apertamente che lo faceva per coerenza. E quello in politica secondo me non è una bella comunicazione, perché i più fedeli ci credono e infatti il risultato è un risultato eclatante, 70-30, cioè è veramente un risultato eclatante, il che ha rafforzato enormemente Zingaretti, le due cose hanno rafforzato Zingaretti e hanno nello stesso tempo dato ossigeno ai 5 Stelle, che non ne avevano praticamente più. In termini generali, questo giro di consultazioni tra referendum e regionali rafforza senza dubbio la maggioranza, no? 5 Stelle e PD, ognuno dei due soci principali della maggioranza ha motivo di soddisfazione, tutto sommato, no? Certo. In particolare nella persona di Zingaretti, che sembrava ormai bollito, no? Per certi versi. E questo anche Conte, naturalmente, come elemento di sintesi di questi due soci di maggioranza, risulta rafforzato dal voto. E certo, perché il punto è che a questo punto cade definitivamente l'ipotesi del centrodestra di insistere per le elezioni. Noi andremo alle elezioni, sono convinto, solo se Zingaretti decide di fare la scommessa, che per certi versi gli converrebbe, di andare alle elezioni, ma immagino che sarà probabile che andremo fino al 2023. E questo anche per una ragione tecnica, perché ora bisogna rifare la legge elettorale, quindi non credo avranno molta fretta di rifarla. Assolutamente. Quindi diciamo che la strategia del centrodestra, bisogna dirlo in modo chiaro, secondo me, ha fallito. Ma c'era una strategia, secondo te, alternativa? In termini proprio pratici? Beh, sai, io c'ho questa convinzione, ma non essendo un politico, ma essendo un analista di strategie di business di lungo termine, di scenari, io sono convinto che oggi nessun partito di opposizione può andare al potere in Occidente, se non, e infatti vediamo cosa sta succedendo in America, e qualora ci dovesse andare
farebbero in modo che non ci vada. Però mi permetta di inserirmi e poi continuo la sua analisi. Quello che ha appena detto va in contrasto con quello che però è accaduto in 14 mesi di governo giallo-verde, che vedeva 5 Stelle e Lega insieme al governo tagliando fuori tutti i partiti moderati. Questo sì, è successo però per 14 mesi. Appena cercavano di fare qualche cosa, arrivavano bastonate dall'Europa. Sì, sì, questo certamente, però ad esempio la legge Fornero, il reddito di cittadinanza, tante cose, l'immigrazione, tante cose sono state di fatto messe in pratica. Assolutamente, però vede, lei giustamente ha detto l'immigrazione, perché l'immigrazione non è tra gli aspetti strategici che interessano l'Europa e quelli che sono al vertice, ma erano gli altri aspetti. Vede, oggi ad esempio io vedo i miei amici economisti in gravissima difficoltà quando chiedo a loro: ma come, prima se l'indebitamento superava il 130 era la fine del mondo e sarebbe successo che lo spread sarebbe precipitato a 500. Oggi sono stati buttati 100 miliardi nel calderone e siamo a 160 e tutti stanno zitti e lo spread non si sa sotto più controllo. Cosa sia. Capisco. Sì, capisco i contorni della sua riflessione. Quindi, quale strategia adesso per un'opposizione, per un centrodestra, secondo lei? Ah, io sono dell'idea che me lo faccia dire in un modo un po' così stravagante. Va bene. È talmente il CEO capitalismo, è talmente potente e lo è diventato ancora di più dopo il virus, attraverso la gestione del virus, non tanto il virus che conta fino a un certo punto. Per cui l'ho scritto in un libro che sta per uscire. Noi pensiamo di essere nel 2020, in realtà siamo nel 2025, perché lo scenario su cui andremo a scontrarci è già fatto, è già preparato e quindi si tratta solo di arrivarci. Tanto per dirne una, ci saranno dei business che scompariranno. Pensiamo solo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti con gli aerei. Le compagnie aeree stanno portando nel deserto del Nevada e della California centinaia di aerei perché non volano più, non ce n'è più bisogno. Capisce? Stiamo certo andando verso delle cose che hanno degli impatti mostruosi. Ecco, ma questa sua proiezione, io mi inserisco ma poi lei riprenda, non le sembra un po' troppo deterministica dire stiamo andando di qui? A me sembra che il mondo sia molto più caotico rispetto a un qualcosa di cui si può dire sta andando da qualche parte. No, ma è caotico, ma caotico, attenzione, fino a un certo punto, perché chi sa gestire queste cose qua, e lei lo vede dalla borsa per esempio, la borsa. Noi tutti dicono, ma in fondo guarda che strano che la borsa stia andando bene malgrado tutto questo. Se lei va però nel dettaglio e avesse dei patrimoni investiti in obbligazioni sicure, queste vanno malissimo, hanno perso un sacco di soldi. Così chi aveva delle azioni cosiddette da cassetta, se lei... Però se fa la somma con tutto quelli di Silicon Valley e coerenti a quel mondo lì, in realtà viene fuori che la borsa va bene, ma va bene come media. Ho capito. Quindi delle tendenze ci sono e queste tendenze... Le tendenze insomma, ci sono e come? E secondo lei sono abbastanza forti da imporsi poi sulle agende dei governi? Assolutamente. Per questo che dico, non l'ho detto, ma lo sto per dire, perché mi rendo conto che è una cosa eccessiva, che forse si può scrivere in un libro e non dire alla radio, ma la dico lo stesso.
Oggi chi sceglie di essere opposizione deve comportarsi più o meno come i cristiani dei primi secoli, cioè le catacombe. Adesso scusi, esatto, sì, sì, questo sì. parallelo, ma nella realtà aspettare che crolli l'impero. Ricordo che per chi frequenta le catacombe si trova sempre parcheggio. Io volevo dare anche una buona notizia, perché sopra allora, di solito no, c'è spiazzo. C'è Antonino Danna che voleva intervenire nella nostra conversazione qui in studio. Antonino. Dottor Ruggeri, ben trovato, buonasera. Senta, buonasera. Ma visto che lei stava tratteggiando il mondo del 2025, che è già nel 2020, visto che lei è un uomo che quando scrive e parla, diciamo, dei personaggi con cui si è confrontato nella sua esperienza alla Fiat, parla sempre del concetto di execution, che onestamente certo. credo sia quello che distingue, che deve essere la categoria di un vero condottiero, un vero leader, non necessariamente economico, ma anche politico. Ci può fare un ritratto di chi deve essere, di chi può essere o che qualità possa avere un vero leader in questo mondo del 2025 per la politica italiana, ma anche centrodestra e centrosinistra? Scusi, mi permetto, visto che stasera mi lascio andare. Vada, mi vada. Mi permetto di dirle che se quello che sto osservando è che non c'è bisogno di un leader, cioè nel senso che è troppo pericoloso avere un leader. Perché se ha un leader tutto si svolge contro di lui. Se lei pensa, adesso facciamo un altro caso, c'è una banca, ma io sono convinto perché ad esempio Zafferano funziona senza nessun leader. Siamo tutti indipendenti, facciamo un giornale che ha 13.000 abbonati, non abbiamo niente, anche se sì, c'è un editore come me che ha donato la piattaforma, ma tutti gli altri lavorano gratuitamente spinti da ideali. È chiaro che ognuno scrive quello che crede, rispettando solo alcune regole che io ho dato all'inizio, ma non c'è. Quindi noi siamo un giornale che funziona senza direttore, anche se c'è, ma è solo quello, è quello che è un punto chiave, perché mette, assembla tutti gli altri, ma non è che vengono i vari articoli. Ecco, le stavo dicendo che in Svizzera c'è una banca che dopo una serie di riflessioni, visto che il suo CEO aveva dato le dimissioni dopo 18 anni, hanno valutato la proprietà e i direttori di questa cosa di funzionare senza i CEO. Cioè, e questo sarà il futuro. Perché se noi ci troviamo di fronte a questi giganti, no? Tipo, non so, prenda Amazon, no? Prenda Amazon. Sì. Come fa lei a competere con Amazon? Se cerca di competere con Amazon viene spazzato via. Se però lei, visto che questi diventano sempre più grandi, quindi sempre più burocratici e invecchiano, e quando invecchi perdi la capacità di fare innovazione. Allora ci saranno delle persone che si inseriranno. Il caso classico è Zafferano. Zafferano in un anno e mezzo è riuscito ad avere 13.000 abbonati, mentre uno dei grandi, quello che ne ha di meno, dei grandi giornali italiani ne ha 15.000. Ci rendiamo conto? Con delle redazioni gigantesche. Noi non siamo nessuno, ma siamo dei Vietcong, perché questa, la strada è il Vietcong, non è la strada di schierare l'esercito, perché lei viene spazzato via. Scusi, siamo usciti dal seminato, mi scuso. No, lei anzi... Amico Giulio. No, lei anzi... Qua, stavo ascoltando Riccardo con attenzione, perché... così leggiamo in filigrana anche la cronaca, l'attualità, no? Almeno ci fornisci uno spunto per leggere in filigrana anche la realtà attuale, la cronaca. Ma infatti io mi permetto di fare una chiosa a quello che ha detto il dottor Ruggeri.
Visto che ha accennato ai Vietcong, allora mi viene in mente Kissinger con il suo Gli anni della Casa Bianca, dove lui afferma proprio questo, parlando dei Vietcong e del Vietnam, che una guerriglia contro un esercito gli basta non perdere, mentre invece un esercito contro una guerriglia non può perdere, deve per forza vincere. Certo, è così. No, ma questo ce l'hanno insegnato i romani con i come si chiamavano, i sanniti. Cioè i sanniti, i romani hanno fatto tutte le cose, ma i sanniti hanno mantenuto le loro zone alte dell'Irpinia, e i romani passavano sotto, avevano la strada e tutto il resto, ma per secoli non sono riusciti mai a farli fuori, che è il discorso degli svizzeri. Sì. Nessuno è mai riuscito a batterli, neanche i romani, perché loro scappavano in montagna e gli altri non avevano le forze. Certo. E io credo che stiamo andando in questa direzione qua. Allora, Riccardo, perché queste forze che si mettono insieme poi sono fragili, perché prenda la stessa Europa adesso, l'Europa all'apparenza è potentissima, ma in realtà è fragile. Eh beh, certamente. Hai voglia, se è fragile. Queste sono delle tendenze. A me è piaciuta molto questa chiacchierata, proprio perché riesce a identificare delle pennellate per capire il presente, però senza cedere. Non so cosa ne pensa lei, non mi va neanche di dire complottismo, però insomma, a quell'idea che ci siano dei tavoli che guidano il mondo. No, sono tutte balle, loro vorrebbero far credere quello, ma sono tutte balle, perché in realtà il CEO capitalism è un qualcosa che non ha più niente a che fare con il liberismo, perché tutti pensano che sia il liberismo, non ha niente, perché loro puntano al monopolio. Ma questo è normale, ciascun industriale, ciascun imprenditore punta ad avere il 100% di quota di mercato, mi sembra una cosa ovvia. Quelli di Silicon Valley ci stanno riuscendo alla grande, no? Ci stanno riuscendo alla grande. Ma nessuno sa, anche loro non sanno, perché quando tu c'hai il monopolio, però sei troppo grosso, e allora c'è queste operazioni che ti scavano la fossa lentamente.